Qual è stato il percorso di costruzione di questo personaggio decisamente non semplice? È iniziato tutto facendo i provini con Alina. Abbiamo fatto delle improvvisazioni e lei mi ha raccontato quali sentimenti voleva vedere emergere. E devo dire che è stato un processo piuttosto lungo, anche perché da quando abbiamo iniziato a lavorare a quando abbiamo cominciato le riprese è passato più di un anno. Perciò ho avuto modo di maturare questa idea su questo personaggio lungo, per fortuna, perché io non essendo madre, costruire questa nuova identità e costruire questo dolore, cercare di restituirlo nel modo in cui me l'ha chiesto Alina, è stato il lavoro più difficile che ho fatto e anche più formativo. E poi una volta sul set la collaborazione con Charlotte, si è creato un triangolo tra me, Alina e Charlotte, emotivo, molto delicato e profondo, che ha completato questo processo. Io non so esattamente dire come l'ho costruito, a un certo punto si è manifestato da solo. E il rapporto con Charlotte Rampling com'è stato? Cioè, che cosa senti di aver imparato da lei in questa lavorazione? Qual è stata la cosa più difficile, magari anche nell'approcciarsi a... Approcciarsi a lei è stato difficile perché io mi sentivo una ragazzina di 7 anni, ma meno, proprio non riuscivo a parlare, perché improvvisamente non avevo niente da dire. La guardavo e mi bastava, veramente non avevo niente da dire, sono una chiacchierona, niente. E da lei ho imparato tantissime cose, abbiamo avuto un rapporto molto, io l'ho vissuto veramente in maniera molto speciale, perché mi ha guidato da lontano con il suo sguardo, molto comprensivo e buono, e mi ha insegnato tante cose. Lei è un'attrice molto istintiva, non prova le cose, le assume dalla storia e poi le fa uscire tramite il suo volto in maniera molto emotiva, quindi molto istintiva, molto animalesca. E abbiamo parlato di queste cose, io cercavo in tutti i modi di carpire tutto il possibile. È stato molto un grandissimo privilegio avere a che fare con delle persone così eccezionali da un punto di vista artistico, e che poi si è rivelato eccezionale anche da un punto di vista umano, perciò... Negli ultimi anni il tuo curriculum si è arricchito di tantissimi titoli di teatro, cinema, televisione, serie web... Sono una ragazza fortunata. Quale dimensione ti senti più, diciamo, adatto, e quale, a parte questo ovviamente, dei tuoi lavori precedenti senti più, diciamo, importante? Cosa mi piace di più? Mi piace tutto. A me piacciono tutti i progetti in cui c'è tutta questa voglia di farli, cioè scritti bene, con attenzione. Ogni personaggio, ogni storia in realtà può essere, e forse deve essere raccontata. L'importante è lo spirito della necessità che coinvolge tutti i vari reparti del cinema, no? Il cinema è una cosa che si fa tutti insieme, molto democratico, questo a me piace molto. Idem il teatro, in realtà, anche se in un'altra forma. E, quindi non ho una predilezione, mi piacciono i progetti belli, banalissimo, così. E, che cosa a cui sono più affezionata? Questo film è sinceramente la mia pietra miliare, cioè me la ricorderò, ho un sacco di episodi per i miei nipoti, sono a posto per anni proprio con questo film qua. E certamente il primo film, Tutti al mare, cioè ci potevo credere che avrei fatto un film, no? Quindi è stato molto emozionante. Ma davvero quasi tutti i progetti hanno rappresentato, alcuni dal punto di vista artistico, altri dal punto di vista umano, una grossa crescita. Questo lavoro ha questo grandissimo lusso, quando si riesce a fare. Grazie.